Buonasera e bentrovati all'Arte della Politica, il nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento giornalistico. Stasera, prima puntata, inizia da qui la nostra avventura. Un ringraziamento sincero a Rete Sole che ha confermato questo programma nel suo palinsesto. Un ringraziamento anche a tutti i miei compagni di viaggio, giornalisti, produzione, redazione e tecnici. Un ringraziamento anche alla Galleria Il Mondo dell'Arte che ci ospita anche quest'anno e un ringraziamento anche a voi che siete a casa, che ci seguite sempre più numerosi. Per questa prima puntata partiamo dalla stretta attualità, parliamo delle politiche del lavoro del governo Renzi. Lo facciamo volentieri con il senatore Stefano Pedica della direzione del PD. Grazie di Buonasera. essere tornato. Buona stagione anche a lei, visto che ormai è un habitué di questa trasmissione. Grazie. E apriamo con un neoeletto alla città, l'area metropolitana. Ci sono state da pochi giorni le elezioni qui a Roma, lui ce le racconterà. Buonasera e benvenuta ad Andrea Volpi, Buonasera, in bocca al lupo per la stagione. eletto nelle file di Forza Italia. Buonasera e benvenuto al direttore Elio Patriota, direttore generale Pariota, mi tocca a Pariota, te. Pariota. Allora, però anche questo è di buon Mi auspicio, accompagna insomma. dalla nascita questo Questo patriota. è, guardi, però è un buon segno, insomma. Elio Pariota è direttore generale dell'Università Pegaso, poi parleremo di Buonasera, questa buonasera a tutti. bella realtà. Buonasera e benvenuto al professor Francesco Florenzano, presidente dell'Università Popolare, grazie di essere qui. Buonasera. E buonasera e bentrovato a Nicola Bonaccini, consulente politico. Grazie di Buonasera. essere qui. Allora, partiamo dalle politiche sul lavoro del governo Renzi. Quale tema più attuale oggi? Vediamo la nostra scheda. Il cammino è meno semplice del previsto, tanto da dover porre la questione di fiducia. La riforma del lavoro voluta da Matteo Renzi ha di fatto acceso lo scontro all'interno del PD e tra governo e sindacati, specie sulla questione del reintegro previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per i nuovi assunti, riordino della cassa integrazione con nuovi limiti all'utilizzo dello strumento, razionalizzazione degli incentivi all'assunzione e in generale riordino dei servizi del lavoro e delle politiche attive. Sono questi i punti chiave del Jobs Act del governo, che prevede poi la rimodulazione dell'ASPI, l'assegno di disoccupazione in relazione alla carriera contributiva del lavoratore, con l'estensione però anche ai collaboratori adesso esclusi. E infine ferie solidali, la più grande novità, arriva il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio per tutti i neoassunti. La delega non cita espressamente l'articolo 18 e saranno i decreti delegati a definire le modifiche. Fino ad oggi il Premier Matteo Renzi ha affermato la necessità di sostituire il reintegro con l'indennizzo in caso di licenziamento giudicato illegittimo, ad eccezione dei licenziamenti per motivi discriminatori. Ma poi, nel corso della direzione PD, ha detto che andrà mantenuto anche per i licenziamenti disciplinari. L'obiettivo al quale si vuole arrivare con il contratto a tutele crescenti è di farne la modalità normale di assunzione, svoltendo le decine di forme contrattuali e le norme esistenti. Si punta insomma alla creazione di un testo organico semplificato delle discipline, delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro. Si rivede poi la disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento. Il passaggio da una mansione all'altra diventa dunque più flessibile, con la possibilità anche del demansionamento. Altre grosse novità: si punta ad introdurre eventualmente anche in via sperimentale il compenso orario minimo anche per i rapporti di collaborazione e sarà impossibile autorizzare la cassa integrazione in caso di cessazione di attività aziendale, mentre sarà previsto l'accesso alla CIG solo a seguito dell'utilizzo delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro. La durata del trattamento di disoccupazione dovrà essere rapportata alla pregressa storia contributiva del lavoratore, con incremento della durata massima per ora fissata a 18 mesi a regime nel 2016 per quelli con le carriere contributive più rilevanti. Contestualmente si punta alla universalizzazione dell'ASPI con l'estensione ai co-co-co, prevedendo prima dell'entrata a regime un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite. Si istituisce inoltre un'Agenzia Nazionale per l'Impiego, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili. Nelle intenzioni del Governo si punta a creare le condizioni perché si possano svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro, e si prevede l'introduzione delle ferie solidali,
ovvero la possibilità per il lavoratore che ha un plus di ferie di cederle a colleghi che ne abbiano bisogno per assistere figli minori che necessitano di cure. Lunedì il Consiglio ha autorizzato il ministro Maria Elena Boschi a porre la questione di fiducia sul Jobs Act, proprio quando molti esponenti della sinistra del PD avevano criticato questa ipotesi. Salario minimo, rappresentanza e contrattazione decentrata, articolo 18, TFR in busta paga e il bonus degli 80 euro che dal 2015 sarà strutturale, sono questi i temi caldi della politica di ottobre. E questa era la nostra scheda di apertura, senatore Pedica. Questi sono i temi caldi della politica di ottobre. Se l'aspettava un ottobre così caldo? Beh, c'erano detto già a agosto che ottobre sarebbe stato caldo. È ovvio, è caldo quando uno ha delle idee da proporre per il Paese, come Partito Democratico, come Presidente del Consiglio, ha avuto il coraggio appunto di tirare fuori finalmente questo decreto lavoro, chiamiamolo appunto in italiano senza usare questo termine Jobs Act, che ha ovviamente una parte che può far storcere la bocca, che è quello dell'articolo 18, ma la funzione del decreto lavoro è quello di ridare lavoro a chi non ce l'ha, di dare tutela a tutti e non a pochi, di incentivare le imprese ad assumere, di defiscalizzare appunto le imprese per incentivare ancora ad investire e magari appunto a vedersi detassare quelle tasse inique che ci sono state nei governi precedenti, che ad oggi appunto viviamo questo malessere comune. Io dico che questo decreto lavoro porta sicuramente una novità, sicuramente una voglia di crescere, perché il nostro Paese ha bisogno di crescita, e sicuramente appunto bisogna abituarsi a non avere quella tutela di parte, e parlo dell'articolo 18, ma una tutela appunto più ampia, che abbia tutela sia il lavoratore di una ditta privata che un lavoratore appunto di un ente pubblico. Questo appunto ci dobbiamo concentrare, e dobbiamo anche concentrarci su un'altra cosa: è cambiato il Paese, è cambiato lo Stato, è cambiato anche il modo di gestire il lavoro, perciò dobbiamo essere un pochettino più lungimiranti, meno polemici. Io cercherò di fare meno polemica possibile, anche se alcuni argomenti mi stanno a cuore, e lo ripeto, anche l'articolo 18, avendo vissuto nelle società private, appunto so che cosa vuol dire un licenziamento, ma so anche che cosa vuol dire un licenziamento per giusta causa quando giusta causa non c'è. Ecco, perciò su tutto questo va affrontato. Appunto domani ci sarà il primo voto di fiducia al Senato, lo affronteremo con quella serietà che ci distingue. E questa è una scelta importante, no? Quella di porre la fiducia, si fa sempre in casi estremi, diciamo così, non dovrebbe essere così, ormai nella politica si ricorre spesso alla fiducia, ma non dovrebbe essere così. Si ricorre anche per dare un tempo ai tempi della politica, che sono sempre biblici. Si è detto anche che c'è questo incontro importante a Milano, no? Ci si voleva arrivare con qualcosa di scritto. Si strumentalizza anche questo, sì. Ma non è quello. Lei dice che non è così. Sentiamo Volpi temporale. Che ci dice a proposito. È un tema interessantissimo, soprattutto perché l'attualità oggi ci dice che a livello di statistiche è il momento in cui gli italiani soffrono di più nel trovare il lavoro. Lo è a livello giovanile, lo è per le giovani donne, lo è per tutti quelli che non riescono a essere reintegrati nel mondo del lavoro. E allora presentare un decreto lavoro parlando di licenziamento, perché purtroppo il tema che sta qualificando oggi questo Jobs Act è l'articolo 18, e probabilmente non si rende neanche merito in parte a quelle che sono le linee guida di questo progetto, che Forza Italia in qualche modo ha sostenuto anche in passato: una uniformità di contratti, arrivare a dei risultati anche rispetto al lavoratore, quindi ad un indennizzo nel momento in cui c'è necessità da parte dell'azienda di licenziare. Su questo credo ci sia una convergenza in Parlamento. Il problema sta nel fatto che gli annunci di Renzi spesso e volentieri non diventano cose concrete. Abbiamo visto l'annuncio sui 1000 giorni, le riforme, le scuole sicure, la cultura. Di concreto non c'è stato nulla, e anche su questo tema si è fatta molta confusione. Come diceva lei, c'è fretta di arrivare a Milano ad un vertice europeo con la riforma in tasca. Sono preoccupato del fatto che, più che cercare consensi in Parlamento, piuttosto che consensi all'interno del Partito Democratico, dove vediamo che Civati e anche i vecchi D'Alema e Bersani alimentano un dibattito sull'articolo 18 e tengono botta ai sindacati, che sono un po' la spada di Damocle storica della,
della sinistra e del Partito Democratico nel momento in cui deve fare le riforme, si tende più a cercare il consenso di Bruxelles e del Fondo Monetario Internazionale. Beh, i sindacati oggi, qualche apertura è arrivata da CISL e UIL, non è arrivata una grande apertura dalla CGIL. Direttore Pariota, lei che idea si è fatto su questa riforma? Qui coinvolgiamo il tecnico, quindi andiamo oltre la politica, insomma. Guardi, dico la mia. Io credo che nell'agenda questo articolo 18, forse l'uomo della strada non se lo aspettava neanche che venisse tirato fuori. È una vecchia storia, interessa una parte non massiccia dei dipendenti, questa è la verità, e sicuramente il modello di relazioni industriali che dagli anni 70 si è andato modificando ha introdotto progressivamente una flessibilità crescente. I nuovi nativi digitali e le nuove generazioni non conoscono neanche le prerogative dell'articolo 18. Cioè, se le imprese oggi devono optare per le scelte, speriamo che optino, per scelte di assunzione, sicuramente già vanno in un panel di contratti completamente diverso. Quindi credo che questo tema distragga un poco l'opinione pubblica da quelli che invece sono i problemi. Io sono in una posizione... È fatto in maniera strumentale questo? No, non è in maniera strumentale, credo che sia un riflesso attendista. Io sono in attesa di vedere quelle che saranno le scelte che il governo farà su alcuni temi importanti, dalle riforme, ma soprattutto... di andare a negoziare a Bruxelles. Temi? Direttore, quali sono questi temi? Ma sono i temi delle riforme, di come far ripartire l'economia, li sappiamo, e soprattutto, mi consenta, al tavolo di Bruxelles cosa si va a negoziare e con quali armi. Cioè, noi oggi abbiamo fatto delle cessioni di sovranità che non ci consentono di sederci a un tavolo dove si decide la politica economica di questo continente, no, dell'Italia, e andiamo con 2.000 miliardi di debito pubblico, andiamo con una situazione che dobbiamo andare col cappello in mano, forse, si dice di no, ma io a chiedere forse uno sforamento, quindi ad aggregarci a una politica francese, ma di lì troviamo un chiavistello a doppia mandata. Abbiamo visto tutti la composizione del nuovo governo europeo, abbiamo visto tutti che la Merkel ha messo un Catanian che è un rigorista per eccellenza. Io non so per davvero, ma lo dico senza critica alcuna, come l'Italia si presenta al tavolo della negoziazione per quanto riguarda lo sblocco delle risorse. La sua posizione purtroppo, diciamo, è chiarissima, ma rispetto a questo scenario che prospettive si aprono, professor Florenzano? E anche a lei poi chiedo un commento partendo dall'articolo 18. Io credo una cosa che i commentatori non hanno detto, ma la riforma del lavoro così come è fatta, contrario a favori che si possa essere, quanto lavoro produrrà? Ci saranno veramente le assunzioni? Ma le assunzioni si fanno se le imprese sono sane, le assunzioni si fanno se le imprese sono sostenute. La mia impressione in questo momento, che ovviamente devo dire il governo Renzi, quando sono 7 mesi che c'è, insomma, devo dire ha messo in moto, adesso al di là che non ha concluso, ma mi sembra abbastanza logico, 7 mesi non credo che possano servire a concludere qualsiasi cosa. Ma il problema, a mio avviso, è che in questo momento di crisi quello che manca non è l'articolo 18 oppure altri articoli, quello che manca è il lavoro. E come si costruisce il lavoro? Il lavoro sicuramente si costruisce mettendo in moto un processo di crescita. E come facciamo la crescita? La crescita si fa se ci sono i consumi, perché se i consumi non ci sono, ha voglia di produrre beni, poi non si vendono. Se noi non siamo competitivi nel senso che non è vendibile il nostro prodotto, chi se lo compra? Ci sono altri che fanno delle cose migliori di noi. Quindi è evidente che ci deve essere una strategia complessiva e non può essere limitata esclusivamente a slogan oppure a situazioni che riguardano il lavoro. Questa è la... A mio avviso è l'elemento che in questo momento manca. Quanti posti di lavoro produrrà questa legge? Ecco, sarà interessante sentire la politica. Su questo chiudiamo il giro con Bonaccini. Bonaccini, cosa sta annotando sul suo taccuino? No, stavo annotando perché stavo prendendo appunti su quello che veniva detto poco fa e devo dire il professor Florenzano mi ha rubato il mio intervento perché ciò che è vero... Meno male che ho parlato prima. Ciò che è vero è che si parla di... Al prossimo giro allora parla prima lui, così non le ruba. Ciò che è vero è che si parla tanto, almeno sui giornali, insomma nel mondo dei media di questi giorni, di come fare e come è possibile licenziare, perché l'articolo 18 e che tutti si aggrappano, la verità è che non c'è lavoro,
che il mercato è fermo e che siamo in un paese che si è capovolto nel modello sociale. Fino a qualche anno fa i padri lasciavano il lavoro ai figli. Adesso i padri sono garantiti e arroccati in quel posto e i figli se la prendono nell'altro posto perché il sistema non permette l'entrata di un certo tipo di lavoratore che molto spesso è più preparato, più efficiente e più in grado forse di risolvere tanti problemi. Invece noi che addirittura quando ce la siamo vista brutta brutta, quando c'era lo spread elevatissimo, eccetera, abbiamo chiamato i migliori, secondo noi, rispetto alla risoluzione di quel problema, abbiamo fatto l'esatto contrario ancora. Abbiamo alzato l'età pensionabile e ci abbiamo detto a chi era già, rimani che c'è ancora bisogno di te e tu ragazzo, vabbè, poi un giorno. Si riferisce al governo Monti, immagino. Eh beh. Allora, facciamo così, sentiamo un illustre esponente di quel governo, l'ex ministro Corrado Passera, che ai nostri microfoni commenta l'articolo che 18. Che adesso torna. Sentiamo, torna in politica tra l'altro. Sentiamolo, sentiamo. Le proposte sono per ora quanto mai vaghe. Parlare genericamente di contratto unico con tutele crescenti. Quali sono le tutele? Valgono solo per i nuovi o anche per quelli che oggi lavorano? Quindi è difficile ragionare su dei titoli, i meccanismi di entrata, l'apprendistato si poteva semplificare con pochissimo sforzo, non è stato fatto. L'apprendistato in tutto il mondo è il contratto di inserimento tipico per i giovani, ma non solo per i giovani. Il tema della flessibilità sul posto di lavoro, diamo risorse ai contratti di produttività, cioè noi diciamo le imprese che fanno con il loro sindacato dei contratti forti di produttività, che possano dare welfare aziendale senza cuneo fiscale, che possano aumentare le retribuzioni senza cuneo fiscale, quindi cose sostenibili per i conti dello Stato, ma che tengano in Italia lavorazione che sennò perderemmo. L'articolo 18 fa parte delle cose da aggiustare completamente, che già si è iniziato ad aggiustarlo. Secondo me l'articolo 18 non deve prevedere il reintegro se non per i licenziamenti discriminatori, però guai a prendere un pezzetto e dire con una formula si aggiusta il tema del lavoro. Il lavoro si rimette in moto con l'economia, si rimette in moto rimettendo a posto, in ordine, adeguando ai tempi tutta la legislazione sul lavoro, naturalmente come la flessibilità in entrata, anche la flessibilità in uscita, deve tener conto di diritti e di necessità di flessibilità delle imprese. E queste erano le parole dell'ex ministro Corrado Passera che torna in politica, abbiamo detto, non so con quali risultati, no? C'è questa Italia Unica, il partito che lui ha presentato solennemente qui a Roma. Senatore Pedica, questa sera a Studio Stile, lei difende l'impianto della riforma del lavoro di Renzi. Qui la combinazione è casuale, perché abbiamo un politico forse contrapposto, forse il Forza Italia sono schierenti, però i tecnici sono tecnici, no? In quanto tali non vanno inquadrati in un contesto politico, quindi è uno studio difficile. Adesso vi dobbiamo convincere che è fatto bene questo Jobs Act. Quando io ho ascoltato le parole di Passera, non sono abituato a non credere a una parola di Passera, perché se parliamo appunto di quella persona che ha votato come governo la legge Fornero, è tutto a dire. Quello che diceva Bonaccini poco fa, la legge Fornero non è altro che il taglio al futuro dei giovani, perché ha messo in moto un meccanismo dove il lavoratore va in pensione a 67, a 68 anni e perciò ha tagliato definitivamente la speranza dei giovani di ottenere un lavoro. Noi cerchiamo appunto di fare diversamente, intanto quei 46 contratti atipici vanno tagliati. Io sono appunto non per un discorso crescente per il giovane lavoratore, perché questi contratti crescenti, questi contratti crescenti sono, per quello che mi riguarda, io dialogo molto con il partito e contrasto anche con questa idea, perché oltre all'aspetto politico c'è anche l'aspetto imprenditoriale, insomma ognuno di noi fortunatamente ha anche un lavoro oltre quello della politica. Ebbene, il contratto crescente, io imprenditore, poi appunto non so se verrò smentito dall'amico Pariota oppure no, ma se io gli do un contratto crescente ad un giovane, giovani che mi stanno dietro alle spalle, e gli affido un compito di guardare quel quadro, e perciò questo contratto crescente per 3 anni sarà quello. Lei avrà un compito di guardare quel quadro, eccetera. Alla scadenza del terzo anno del contratto crescente io gli cambio mansione, gli faccio altri 3 anni di contratto crescente.
Allora questo contratto crescente non è un contratto che aiuta il giovane, ma continua a penalizzarlo. Allora io dico una cosa solo. Alla mia età, tempo fa, non erano nati appunto quelli che sono dietro di me, io avevo due soluzioni di contratto. Il primo anno, i primi mesi a tempo determinato, e subito dopo scattava il tempo indeterminato. Cioè noi chiediamo questi due contratti. I 46 contratti atipici sicuramente sono da abolire e verranno cancellati, ma questo contratto crescente porta un'altra penalità al giovane. Allora invece di fare questo bisogna concentrarci, benissimo quello che diceva il professore, troviamo i soldi ma troviamo anche la capacità di utilizzare quei soldi, per esempio i fondi strutturali europei, per esempio le start-up vere, non le start-up finte, per esempio un ufficio, uno sportello che va ad occupare la gente, come in Europa, che nel giro di due settimane trovano lavoro e non come da noi, che l'ufficio di collocamento è un ufficio di dispersione di fiducia, non di accelerazione della fiducia per il giovane. Perciò su questi argomenti noi ci stiamo mettendo ventre a terra per aiutare e per dare un segnale di positività. Non ci dimentichiamo una cosa, perché molti attaccano Renzi, noi viviamo 30 anni di abbandono totale del giovane e nessuno ne parla, di governi sia di destra che di sinistra, nessuno ha fatto una politica per incentivare, per motivare un lavoro diverso, è stato sempre un lavoro che anche il sindacato appunto sbagliando ha portato avanti con quelle politiche di sfascio e non di utilizzo per i giovani, e questo è prova e dimostrazione che il tesserato del sindacato non è più il giovane ma sono tutti gli anziani che sono rimasti in piedi. Perciò questo sforzo anche di dialogare ma non dare un peso eccessivo al sindacato è proprio su questo. Senatore, il sindacato ha, tra virgolette, utilizzato un sistema per i tesserati ma non per aiutare il futuro. Ecco, perciò questo cambiamento del decreto lavoro che sta facendo Renzi è proprio quello di cambiare, non generazione, cambiare la mentalità dell'Italia. Cambiare la mentalità, dice lei. Vediamo se li ha convinti, Volpi. Io non sono molto convinto, perché ci sono alcuni atteggiamenti da parte di questo governo che vanno in controtendenza rispetto a quello che è il Jobs Act. Ne cito uno su tutti, la nuova programmazione fiscale sulle partite IVA, sul regime dei minimi, che è quel sistema che permette ad un giovane anche di iniziare un percorso imprenditoriale autonomo. La tassazione passa dal 5% al 15%, che è qualcosa di assurdo, si va a decapitare proprio l'iniziativa di un giovane che oggi non ha più un posto fisso, di un giovane che oggi non ha le garanzie per acquistare una casa perché non può richiedere un mutuo, perché c'è incertezza dal punto di vista del lavoro. Parliamo dei contratti oggi e sono convinto, straconvinto, che l'articolo 18 non è l'argomento principale della... Esattamente, non è l'argomento principale di questo, di questa riforma. Condivido le linee guida. C'è una resistenza ideologica forte comunque. Condivido le linee guida e l'input di questa riforma, perché ci sono degli aspetti che anche Forza Italia ha sempre portato avanti, come gli sgravi fiscali per le aziende per assumere, ed è stato uno di quei punti che credo abbia messo in sintonia il presidente Berlusconi con l'attuale presidente del Consiglio. Quindi non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di come generare lavoro, che è l'aspetto fondamentale. E allora bisogna individuare anche quelle cause che mettono l'Italia un passo indietro rispetto ad alcuni paesi europei, e quindi iniziare a vedere che lo studente entra nel mondo del lavoro qualche anno dopo rispetto ad un collega europeo. Bisogna ripensare il diritto allo studio, bisogna garantire la mobilità allo studente piuttosto che al giovane o al non giovane che deve spostarsi per lavorare. Bisogna rinquadrare l'attualità e quindi pensare che se molti comuni italiani vivevano grazie anche ad un'economia basata sull'edilizia, oggi l'edilizia è ferma, lo dimostrano i prezzi delle case, ma lo dimostrano anche gli indotti che erano vivi rispetto a questo sistema. L'agricoltura in alcuni casi è in difficoltà, ci sono delle eccellenze, alcuni giovani che hanno scelto questo campo per ritirare su anche il nostro paese, ma è anche vero che quella produttività che c'era prima non c'è più. Lo stesso vale sull'artigianato, quindi io auspico, spero che questa riforma possa andare ad intaccare questi settori, perché sono quelli che hanno sempre portato avanti il nostro paese.
E poi direi anche che l'atteggiamento che ha Renzi nel proporre questa riforma non è l'atteggiamento giusto, perché arrivare in Parlamento con la fiducia su una riforma così importante, con un partito spaccato e con una discussione che oggi non interessa a nessun italiano, perché oggi agli italiani non gli interessa dell'articolo 18, interessa sapere se da domani si trova lavoro o meno, se un giorno si potrà fare una famiglia o meno. E quindi, no, pacchetto lavoro. Esattamente, però sul pacchetto lavoro. Il Partito Democratico bisogna... compatto, però non è spaccato. Perché posso garantire che al Senato domani ci sarà qualche dissidente. Qualcuno oggi forse, ha detto che alcuni senatori o deputati avranno meglio da fare, insomma, che garantire. Sì, ma quando in una direzione si vota. Ecco, sentiamo il direttore Pariota. Lei rimane scettico, mi sembra di capire. Io riconosco al Premier una grande capacità di risvegliare un pochino l'apatia che negli ultimi anni ha preso questo Paese. Credo che ci voleva un giovane che desse una scossa, adesso vedremo però i risultati di questa scossa che da più parti dicono che è solo la politica degli annunci. Però ci voleva. Quindi secondo lei questa siamo, è la politica degli secondo annunci? Me in alcune cose potrà farlo. Sono più scettico invece sulla medicina da propinare. Cioè, qui non è un problema di salvaguardare 2600 persone sull'articolo 18. Qua sentivo dire, come giustamente è, bisogna creare i presupposti per creare lavoro. È una parola, non è che si crea così perché ci mettiamo 5 persone a discutere. La cosa è ben più ampia, ma dobbiamo cominciare a chiederci se davvero abbiamo detassato le imprese in maniera tale da non farle pagare il 52% rispetto a una fiscalità che in altri paesi è il 25%. Si tratta di capire perché non riusciamo a spendere i fondi comunitari come tutti gli altri paesi, visto che sistematicamente ogni settennio ne dobbiamo riportare a Bruxelles una buona parte. Bisogna capire perché, sì, perché ricordiamo molti chi settori ci sta guardando, no? Che se non vengono sì, utilizzati i fondi europei. Ma poi ci arriviamo, su cui vengono restituiti, quindi sono risorse non utilizzate per carenza e per incapacità progettuale. Ma poi in tempi di crisi economica. E c'è anche un altro aspetto fondamentale. Sentivo dire che noi dobbiamo facilitare il mondo dei giovani al lavoro, noi come università cerchiamo di farlo. Ma dobbiamo anche salvaguardare chi il lavoro ce l'ha e viene espulso dal mercato a 50 anni. Cioè qua bisogna fare una gigantesca opera di riqualificazione in termini formativi. Noi abbiamo intere sacche a livello privato e a livello pubblico che non sono all'altezza di seguire i mutamenti che avvengono. Va fatta una gigantesca operazione anche di carattere formativo. E poi chiediamoci, io non voglio fare qui il filo americano perché non mi appartiene, ma come mai questa benedetta America si riprende nel volgere di un anno? L'altro ieri Sole 24 Ore ci ha messo sotto gli occhi i numeri da brivido. Rientrano 250.000 occupati nel circuito economico. Noi non siamo capaci di uscire dalle secche di una stagnazione che ci ha portato alla deflazione. E stiamo parlando se l'articolo 18, qualche minuzia, perché di quello stiamo parlando, di un chicco di grano nell'oceano, stiamo parlando di questo. Non può spostare minimamente l'azione. Una politica economica e finanziaria seria deve andare, secondo me, su quei tre tronconi che dicevo prima. Chiarissimo. Professor Florenzano, abbiamo toccato il tema della formazione, molto caro, immagino, a tutti e due. Assolutamente. Diciamo subito il tema della formazione. I fondi europei ce ne sono sempre stati tantissimi. È un altro degli esempi di utilizzo di fondi da parte di agenzie, non solo quelle discutibili, ma professionisti del progettificio generale, professionisti, grandi imprese che si sono insediate anche in Italia, non faccio nomi per non fare pubblicità, ma chi si occupa di formazione di progetti li conosce, che hanno intercettato tantissimi soldi e che sono serviti nella maggioranza dei casi a produrre dei bellissimi rapporti che hanno presentato in un convegno e pure loro quando hanno recitato il rapporto erano distratti nell'ascoltare. Tutti questi anni noi abbiamo utilizzato dei fondi nella formazione, una parentesi, nella formazione anche in maniera fraudolenta, perché noi dimentichiamo quanti assessori e quante persone nell'ambito della formazione sono state arrestate nell'ultimo ventennio, in Lombardia, nel Lazio, in Puglia, in Sicilia, in Campania, gente che è andata in galera perché costituiva false associazioni professionali
ricevevano l'accredito dalla regione per poter operare, percepivano soldi, falsificavano nella maggioranza dei casi praticamente la partecipazione, e questo fatto è andato avanti e va avanti ancora. Questo è un modo di speculare sul mondo del lavoro, sul mercato del lavoro. Noi parliamo di cifre enormi, non è che parliamo di 100 milioni, parliamo di cifre veramente molto enormi. Questo è una, l'altra cosa, tutti quanti dicono che bisogna utilizzare i fondi europei, però dobbiamo capire meglio come l'Europa ci aiuta ad utilizzarli. Perché, a breve vedremo un servizio proprio sui fondi europei e l'impiego che viene fatto nella Regione Lazio sul tema del lavoro. Le procedure sono veramente a volte molto farraginose, quindi non è facile. Chiarissimo. Bonaccini, poi vedo un sindacalista, un ex sindacalista nel nostro pubblico, lo coinvolgiamo nella discussione. Stiamo andando abbastanza soft come partenza, perché non stiamo parlando del fatto che non è che il paziente... Ma più che Bonaccini vorrebbe fare una considerazione, il paziente stava morendo, ce lo disse Monti, e dopo 2 anni e mezzo probabilmente è già morto, ma ancora non ce l'hanno detto, cioè, sembra il psico con la madre che è alla finestra. Passera ci dice che sbaglia Renzi, quindi ma Passera dica quello che vuole, Passera ha un problema, che deve presentarsi alla prova dei voti se vuole poter dire la sua. Anche Renzi, però Renzi diciamo che un piccolo tagliando se l'è fatto, poi certo diciamo tra l'altro che raggiungendo lui... cifre che non vedevamo da tanto tempo, ciò che è vero è che qui stiamo ancora parlando di sì, però forse le tutele aumentiamo, diminuiamo. La verità è che questo è un paese dove c'è oltre il 40% di disoccupazione giovanile, e quindi qui non ci vuole l'aumento o la diminuzione minima della tutela, qui bisogna rifare tutto da capo. E probabilmente la soluzione sta nella cura, come si diceva una volta, da cavallo. Qui bisogna aprire il famoso tema che probabilmente, se invece di parlare di tutele si sottoponesse, la butto là, così magari poi può essere tema di dibattito, la nostra pubblica amministrazione ha un criterio unico, il licenziamento per inefficienza. Allora forse qualche cosa si riuscirebbe a trovare, perché quell'articolo 18, nelle imprese private qualcuno dice è la scusa che i Marchionne and Company vogliono per potersi liberare di un po' di persone, ma probabilmente quell'articolo 18 è anche ciò che qualche anno fa è servito come alibi per reintegrare o per non poter mandare via sacche impossibili di fannulloni, di persone impreparate. Nella pubblica amministrazione. Beh, ma parlavamo dei fondi europei. I comuni, le regioni, le province non riescono ad accedere, e non si capisce come mai il funzionario preposto, una volta che non accede, non viene cacciato. Le indicazioni giuste, chiarissimo. Allora coinvolgiamo Mario Canuzzi, che è un ex sindacalista. Non so se è diventato renziano, perché qualche volta dice qualcosa al riguardo. Tra l'altro saluto anche Giovanni Maria Zinno, che è il bambino che venite qui. Lui ci segue sempre da casa, è un giornalista in erba molto promettente, molto bravo. Stasera l'abbiamo invitato e siamo contenti di averlo qui con noi, grazie che ci onori della tua presenza. Tra un po' devo andare a casa però, che è tardi, dopo mezzanotte i bimbi non possono apparire in televisione. Carosello. Canuzzi. Allora io, alla luce di quello che ho ascoltato, vorrei chiedere al dibattito che c'è in questa sala... Altra benzina mettiamo, Canuzzi. Se il provvedimento, cioè quello che è stato definito la politica degli annunci, non sia un modello di comunicazione che il Premier, come dire, manda a dire ai vari soggetti della nostra società organizzata. Perché se vi ricordate, se fate mente locale, ha messo in discussione la magistratura, ha messo in discussione il mondo del lavoro, i sindacati, perché cioè, parliamo di colossi nella storia, cioè io sono stato 25 anni dentro il sindacato, ho fatto il segretario generale degli enti locali di Roma e poi ho fatto l'esperienza confederale. Sono stato 10 anni all'ufficio provinciale del lavoro a fare vertenze, articoli 18 non ne ho avuti. Già l'altra volta ho avuto modo alla mia organizzazione di dire che stavano bloccando il paese su un'ipotesi che le aziende hanno risolto con lo spacchettamento consentito nel nuovo codice che ha introdotto peraltro
del governo Berlusconi, tutte le aziende hanno fatto 14 e quindi erano fuori l'articolo 18. Allora, la domanda che io mi pongo è: ma se noi veramente vogliamo incentivare questo processo di occupazionale di formazione e di rapporto tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro, ma non pensate voi che questa sia la rivoluzione culturale? Perché il pacchetto che propone Renzi non è solo un problema che intacca i lavoratori, intacca anche i comportamenti delle aziende. Io vorrei che si approfondisse questo tema, perché l'articolo 18 in questo senso è il gomitolo del gatto, non c'entra niente. Io ho esperienze, potrei continuare a parlare una vita. No, no, chiarissimo di... Canuzzi, chiarissimo. Senatore Pedica, ex sindacalista della CISL, precisiamo. C'è da capire una cosa, come giustamente ha detto l'amico della CISL, il pacchetto, chiamiamolo così, Renzi, non riguarda solo appunto il decreto lavoro che è uscito oggi, ma c'è la giustizia, c'è la pubblica amministrazione, ci sono tante cose all'interno che vertono solo su un argomento, quello di cambiare la mentalità dell'italiano, quello di cambiare la mentalità dell'imprenditore, che non va a sfruttare ma va a valorizzare un'azienda e va a valorizzare il lavoratore, perché è in funzione della loro valorizzazione che l'azienda cresce. L'azienda non cresce se non c'è quello stimolo al lavoratore che gli dà la possibilità di andare avanti, perché più cresce l'azienda più cresce anche lo stipendio, tra virgolette. Oggi sarà un po' difficile, però in futuro lo stipendio appunto del lavoratore. Perciò il pacchetto Renzi è a 360 gradi, sta cambiando il paese, sta cercando di cambiare il paese. In 7 mesi si è fatto molto. Non voglio spendere la solita frase che è oramai di rito, ma gli 80 euro comunque è un passaggio epocale in questo momento. A quelle persone che a 1.500 euro si trovano comunque 80 euro. Non è poco, la signora mi guarda male, ma intanto l'abbiamo fatto, non è stato mai fatto in 30 anni. Il 10% di defiscalizzazione appunto delle imprese oggi si è fatto, nei 30 anni precedenti non si è mai stato, a meno che mi ricordo io, non è mai stato fatto. Perciò c'è qualche cosa. Lo scontro con i magistrati non è lo scontro sui 20 giorni di ferie in più o in meno, è sulla produzione che va a non ingolfare il sistema della giustizia. La scuola, i miliardi che sono stati messi sulla scuola per ristrutturarla, è una parte della rivoluzione della scuola che arriverà, culturale all'interno, e anche quello della motivazione dell'insegnante, che è credo una figura importante per la crescita della nuova classe dirigente, che è quella dello studente. Ecco, avere degli insegnanti demotivati porta a dequalificare appunto la immagine di uno studente che dovrebbe essere la nuova classe dirigente, il nuovo futuro del nostro paese. Perciò si sta facendo tante tante cose. È ovvio che la signora storce la bocca, ma quegli 80 euro sono serviti per dire almeno un qualche cosa è stato fatto. Poi riguarderà anche il pensionato, poi riguarderà gli incapienti, poi riguarderà le partite IVA, perché quelle partite IVA che diceva l'amico e collega di partito, poi lo caccio, una Forza Italia, però insomma, collega di sono idee, brutti lapsus questi senatori, sono brutti lapsus. Collega di idee qualche volta, diceva appunto, giusto, le partite IVA non è che si vuole alzare, si vuole difendere le partite IVA vere e si vogliono cancellare quelle false, quelle che sono state utilizzate per i giovani, per sfruttarli ancora di più. Le partite IVA false esistono e sono almeno il 50%. Chiarissimo. So, chiudiamo, a livello sindacale appunto uno studio è stato fatto. Chiudiamo, sì, questo giro sono i dati reali. Rispetto, ecco, sì, la svolta comunque è epocale e la svolta deve essere anche di mentalità. Allora, rispetto a questo intervento di Canuzzi e Bonaccini, che aveva lanciato la provocazione sui fannulloni della pubblica amministrazione, Volpi, chiudiamo questo giro velocemente perché incombe la pubblicità. Allora, un flash, oggi ci sono 700.000 partite IVA
che vedono alzarsi la tassa del 10%, quindi dal 5 al 15%. Tra questi sicuramente ci sono tantissimi giovani che oggi approcciano al lavoro e chiaramente lavorando poi dopo i 3 anni, 5 anni consentiti dalla legge entreranno in un nuovo regime fiscale. Questo purtroppo il governo Renzi non glielo permette più. Rispetto alla politica degli annunci e degli slogan, sono un amministratore locale, questa strana campagna elettorale della città metropolitana mi ha portato ad interfacciarmi con tantissimi amministratori e su quegli slogan e gli investimenti sulle scuole, scuole sicure, scuole belle, per esempio il mio comune, ma anche altri comuni, hanno ricevuto 5.000 e 8.000 euro, quindi parliamo di cifre che servono più o meno a rinfrescare le pareti di una stanza. Quindi, ripeto, slogan e basta. L'articolo 18 oggi è stato superato dalle delocalizzazioni, perché oggi più che licenziare si chiude la fabbrica, si va in Polonia, si va in Albania, si va in Romania, si va da un'altra parte, si attingono quei famosi fondi europei di cui abbiamo sentito parlare prima e gli italiani vanno all'estero e assumono persone con un costo del lavoro e con tutele sicuramente minori di quelle che ci sono in Italia. La formazione è fondamentale soprattutto negli enti pubblici. Uno dei motivi per cui i comuni oggi non arrivano neanche a fare i bandi regionali, figuriamoci se sono in grado di partecipare col personale ad un bando europeo, è perché non c'è formazione negli addetti. Per incapacità, perché, diciamolo. Insomma. Perché ci sono dei posti fissi che sono strutturati, sono ben assestati e non c'è nessuno in grado di partecipare ai finanziamenti. Sono pittura nei conti, però. Cosa vuol dire non c'è formazione negli addetti? Significa che oggi... vado a fare io un corso di formazione per riqualificarmi e per poter ambire a quel lavoro. Perché lo Stato me lo deve dare? Purtroppo le amministrazioni oggi, il sindaco che entra e vince le elezioni con un suo programma elettorale, non ha la capacità di fare lo spoil system, cioè di portare delle persone formate che non vengono incentivate pensa in questo di lavorare. Percorso. Oggi i dirigenti, molti dirigenti delle amministrazioni o dei comuni laddove non ci sono i dirigenti, ci sono i capi settore non sono in grado e non sono formati per quindi lo vogliamo dire che andrebbero importante. Mandati a casa in un mondo ideale. Condividevo prima, lo sottoscrivo. Okay. Queste sono parole importanti. Direttore Pariotto. Io vi do un dato. Noi recentemente abbiamo fatto in Ateneo, abbiamo ospitato un parterre di primissimo piano sull'utilizzo dei fondi strutturali. È vero, le regole che Bruxelles ci propina sono stringenti, ci sono dei vizi di forma che possono mandare gambe all'aria un progetto anche fatto benino e quindi si è irrimediabilmente fuori. Per questo aprimmo un focus, dicemmo andiamo a vedere questi benedetti fondi strutturali, Horizon 2020 ne è una delle piattaforme, a tutti i 5 fondi come possono essere utilizzati. Non c'era in sala gremita, ma non c'era in sala uno straccetto di personaggio appartenente alla pubblica amministrazione, cioè di coloro che dovrebbero formarsi per utilizzarsi, per frapporsi tra l'erogatore e il mercato, no? Per il sistema decentrato. Non c'era nessuno. Cosa voglio dire? Voglio dire che evidentemente c'è una forma di inerzia totale e probabilmente questo sì dovrebbe partire forse dagli amministratori locali, dai sindaci, ad obbligare i propri dirigenti a dire dovete partecipare a dei consessi qualificati che vi spiegano come si fa, come se fosse a scuola. Qui noi non spendiamo un po' per carenza progettuale, un po' per incapacità progettuale da chi fa il business plan e un po' perché coloro che sono deputati poi alla gestione e alla valutazione delle eventuali erogazioni non sanno di cosa si parla. Questo è il grande dramma e poi dobbiamo ritornare vagonate di migliaia e migliaia di euro a Bruxelles che ovviamente... Chiarissimo. Professor Florenzano, un minuto, poi incombe la pubblicità. Una cosa molto semplice, in realtà le amministrazioni pubbliche non è che non fanno i progetti, commissionano i progetti a società private, non sempre università, la maggioranza società private, e quindi dal mio punto di vista fanno la cultura della subfornitura, quindi non è che non sono preparati, moltissimi progetti vengono realizzati attraverso altri. Quindi non è vero che la pubblica amministrazione non partecipa, anzi partecipa in maniera privilegiata su moltissimi progetti perché ha una come dire, strada diversa rispetto ai progetti esclusivamente dei privati.
Questo bisogna ricordare, cioè è una concorrenza sleale che accade, che gente impreparata, solo perché è presentato da un'amministrazione, ha una via diversa rispetto ai primi. Io non difendo né l'uno né l'altro, dico soltanto che il sistema italiano si è talmente ingarbugliato, dove ci sono alcuni che vanno benissimo, gli va bene questa situazione e lavorano molto bene. Altri invece, come sono società che stanno nascendo, persone che stanno cercando di portare innovazione, non hanno alcuna possibilità perché non hanno la relazionalità, non hanno le relazioni con quelle amministrazioni. Devono e quindi trovare non il hanno contatto possibilità giusto, di partecipare. Altrimenti stanno fuori questo dal è un mercato. Paese di relazioni e di molti, contatti. E soprattutto i giovani escono fuori. Ed è un peccato quindi che sia così. Allora, per la provocazione ennesima di Bonaccini, aspettiamo la pubblicità.